oltre allo spazio Mangia e Bevi, Italia Life, il Risto Pub giusto per te. Tra scatti fotografici e riprese televisive, stasera io vorrei un attimo curiosare e capire chi festeggia compleanno, onomastico. Mio compleanno, sì. Quanti anni compi? 17. Ma è piccolo, 17 anni, ma già sei circondato da tutte queste giovincelle. A quanto pare, sì. Come ti chiami? Silvio. Allora Silvio, raccontami questa serata. Mi sembra che sia iniziata con i migliori auspici. Avete consumato qualcosa di buono? Sì, un panino. Ma poi perché ridono questi, questi... Come si chiamano i tuoi amici? Presentami. Allora, Roberta. Allora, abbiamo sulla nostra sinistra Roberta. Stefania. Stefania. Poi? Simone. Ilaria. Massimo. Ilaria, saluta perché altrimenti non ti vedo. Benissimo. E c'è un solo regalo insieme. Cosa avete comprato? Roberta, vieni qua. Cosa avete comprato? È una cintura e un portafoglio. Ma tu ti senti più un giovanotto da pigiama o da boxer? Da pigiama. Da pigiama. Tu, Roberta? Boxer, infatti. Usiamo i boxer. Sai, in sostituzione dei boxer, se non metti il pigiama, metterai il baby doll. Sì. Qualche volta. Tutte e due. Visto che il tuo amico oggi compie 17 anni, tu quanti ne hai? 17 e mezzo. Quindi gli vuoi suggerire, in questi sei mesi che sono trascorsi, cosa gli vogliamo dire per cambiare le sorti di questa vita? Ah, fa quello che vuole. Ma fai quello che vuoi, ma sì, una ragazza graziosa da Italian Life, quindi come dire, un'impressione molto bella, accogliente, i tuoi occhi esprimono veramente dolcezza. Se tu dovessi attirare l'attenzione del nostro festeggiato stasera, cosa faresti? Ti basterebbe lo sguardo. E diremo, guarda, io veramente la notte quando vado a dormire indosso cosa? Il pigiama. Io vorrei concludere con Simone. Tu quanti anni hai, Simone? 17 e mezzo. Da boxer o da pigiama? No, da boxer. Da boxer. Ecco, abbiamo capito. Insomma, il clima è quello giusto, quello che si respira a Italia Life. Ciao ragazzi, la cosa più gradevole è quella di iniziare il nostro giro qui da Italia Life a Cava dei Tirreni. Immancabile naturalmente la presenza di Luca, che ci racconta ogni volta quello che è possibile naturalmente mangiare qui in questo luogo, dove tra l'altro abbiamo scoperto stasera si possono festeggiare anche degli eventi come il compleanno. Vogliamo parlare della giovinezza, la freschezza di Italia Life. Perché? Perché si mangiano cose buone e sane. Certamente, noi puntiamo tutto, come dico sempre, ti ricordo, e ricordo anche ai nostri amici che noi puntiamo tutto sulla qualità e sulla bontà dei nostri prodotti. La bontà dei nostri prodotti che sono, come dire, cucinati sotto forma di panini, per esempio. Panini, bruschette, c'è qualche piatto un po' sfizioso di carne che non si trova comunemente, non lo possiamo mangiare comunemente a casa e quindi di conseguenza... Per scegliere Italia Life, perché magari da te è possibile mangiare cose che a casa diversamente non è possibile. Esattamente, non c'è il solito prodotto tipo, lo faccio più classico, hamburger e patatine, noi non lo facciamo perché si mangia ovunque e noi non lo facciamo. Luca, ma visto che abbiamo una vetrata molto molto carina e le persone quando passano pensano che sia un bar, ma Italia Life? Non è un bar, noi non facciamo il caffè. Ma le persone che passano davanti a Italia Life a Cava dei Tirreni, ma quando passano pensano che sia, non lo so, un locale dove si spendono molti soldi? Assolutamente, siamo più bassi probabilmente della media di Cava. Perfetto. Quindi voglio dire, questo gioco l'abbiamo posto perché? Perché è importante che voi conosciate questo luogo per poter giudicare. E quindi, non essendo un bar, non è assolutamente costoso consumare. Assolutamente, e consigliamo a tutti di venire per provare. Mai più, la parola è stata più giusta. Provare per credere. Ai Azzore, c'era un tempo, ma noi vi proponiamo Italia Life qui a Cava dei Tirreni, che si trova precisamente dove? A 200 metri dall'uscita autostradale di Cava dei Tirreni, di fronte allo stadio Simonetta Lamberti. Bravo. Poi un'altra cosa importante, è vero che oltre a mangiare oggi la qualità vuole anche comunque il vino. Quindi c'è anche presente una buona cantina di vini? Certamente, abbiamo una cantina di vini che vengono rigorosamente portati, come dicevo già l'altra volta con Simona, dai loro paesi di produzione, dai loro paesi nativi proprio. Quindi se io ti dico Nero d'Avola, tu da dove me lo vai a prendere? Da quale cantina? Da una cantina siciliana. E se io ti dico che voglio un Aglianico? Io l'Aglianico non ce l'ho. Cosa mi proponi di rosso? Corposo?
corposo ti posso proporre qualcosa di toscano, senza nulla togliere ai vini, io lo dico, senza nulla togliere ai vini campani che sono eccezionali, però abbiamo cercato di differenziarci, di distaccarci dagli altri anche su questa nota. Luca, ma tu sei un tipo più da pigiama o da boxer? Da boxer. Da Italian Life è davvero tutto, vi aspettiamo e ci rivediamo presto. Va benissimo, alla prossima.